Il piatto forte, in collaborazione con Centro Commerciale Maximol. Ortoromi, insalate pronte. Conserve Fontanella. Caffè Motta. Carrefour. Bialetti. Montella Domus Arredo. Multicinema Duel. Corrado Group. Buongustai, il piatto forte è tornato, quest'anno con una grande novità. Vi svelo subito di cosa si tratta. Guardate, stiamo entrando all'interno del centro commerciale Maximol di Ponte Cagnano, perché è qui che abbiamo allestito la cucina del piatto forte. E quindi subito un invito a tutti voi a venire a seguire in diretta le riprese della nostra trasmissione ogni mercoledì e venerdì pomeriggio a partire dalle ore 15. Ma adesso voglio mostrarvi subito la cucina del piatto forte e andare a conoscere insieme a voi quella che è la prima protagonista della nostra trasmissione. Venite! Ed ecco a voi la cucina del piatto forte. Ed ecco quella che è la prima protagonista di questa stagione televisiva, che si chiama? Anna. Anna, benvenuta nella cucina del piatto forte. Ti piace innanzitutto la nostra cucina? È molto bella, particolare. Ti piace? Sì. Come noi, del piatto forte. Sì. Ok, allora Anna, come hai deciso di partecipare a questa trasmissione? E seguivo già la trasmissione, quindi ero incuriosita per provare, perché nella vita bisogna provare più di tutto. Benissimo, quindi fare esperienze, sì. Nuove esperienze, così potrai raccontare. Ho sì. fatto anche questo, appunto. Un passaggio in televisione, insomma, i famosi sì. 15 minuti di celebrità. Appunto. Da noi sono mezz'ora, insomma, e quindi anche qualcosa anche in più. Di più. Sì. E allora Anna, passione per la cucina, immagino, sì, per molta, decidere molta. Di partecipare. Altre passioni nella tua vita? Vabbè, uncinetto, maglia, la passione per gli animali. Benissimo, insomma, tutte cose che insomma mi fanno pensare a una donna comunque tranquilla, calma, sì. che ama la casa. Sì. sì. E la buona cucina, e si la vede? La buona cucina. Guarda, anche io amo la buona cucina, qualcuno direbbe di no, però ti assicuro che è così. Va bene, Anna, veniamo subito al sodo. Che cosa ci proponi? Quali sono i piatti che ci presenti? Allora, oggi facciamo un polpettone che ho inventato io, perché con degli ingredienti, polpettone alla rucola. E poi delle patate alla Sud Tirol che presi anni fa su un libro di ricette. Va bene. E proviamo. E proviamo. Allora, non sveliamo subito gli ingredienti. Adesso mi lasci la lista. Tu prendi un attimo confidenza con la nostra cucina e io vado per te a fare la spesa al supermercato. Va bene, la lista è pronta. Grazie Anna, ci vediamo tra poco. D'accordo. Ortoromi, freschezza pronta in tavola. Le tenerelle, la linea di insalate fresche già lavate e pronte da condire. Ortoromi, direttamente dall'orto, alla tua tavola. E per fare la spesa qui al centro commerciale Maximo non ho bisogno di uscire, perché all'interno dello stesso centro c'è l'ipermercato Carrefour. L'ipermercato Carrefour, con una superficie di circa 8.000 metri quadri, presenta all'interno una grande varietà di reparti, da quelli più tradizionali, la salumeria, la macelleria, a quelli meno comuni, come la pescheria, la pasticceria. Ma iniziamo subito a fare la spesa e cominciamo dagli ingredienti che ci occorrono per preparare il nostro polpettone, quindi innanzitutto la carne macinata. Ho preso il mio carrellino e iniziamo subito. Ci serve mezzo chilo di carne macinata di vitello e qui sicuramente nel banco frigo troveremo quella ovviamente confezionata ogni giorno fresca. E quindi vediamo carne macinata, macinato scelto, macinato sceltissimo. Quale sarà la differenza? Voglio saperne di più, andiamo a chiedere. Buonasera, si può? Prego, accomodatevi. Incontriamo, immagino, il responsabile del reparto macelleria. Sì, responsabile del reparto macelleria, mi chiamo Vincenzo Fogler.
Vincenzo, allora, io avrei bisogno di mezzo chilo di carne macinata di vitello. Vedevo lì nel reparto, nel banco, diversi tipi di macinato, esatto. Scelto, sceltissimo. Come fa il consumatore a comprendere la differenza? Diciamo che la diversità viene soprattutto dalla quantità di grasso che logicamente c'è in ogni parte. Quindi presente in maniera minore o maggiore, esatto. Dai tagli quindi. Sì, sì, dai tagli. Io sto facendo adesso prepararle del macinato sceltissimo, che è diciamo quello più selezionato che abbiamo in macelleria ed è dato soprattutto dai tagli di coscia. Quindi la coscia che è la parte pregiata. La parte pregiata dell'animale. Diciamo la razza prevalente che usiamo è quella francese. Sono animali che nascono in Francia e poi vengono allevati in Italia ed rappresenta la nostra filiera, quindi il nostro marchio e immagine della Carrefour. Quindi filiera sempre seguita da Carrefour, da in Carrefour, sì. Quindi abbiamo detto animali nati in Francia ma comunque da allevamenti poi italiani. E poi vengono allevati negli allevamenti italiani. Quindi controlli italiani, sì. E questa è sicuramente una garanzia per tutti i consumatori. Sì. E ci vuoi dare anche qualche indicazione sul diciamo la preferenza di utilizzo di un tipo di macinato, cioè semmai quello più grasso lo usiamo per un tipo di preparazione? Sì, diciamo che per il sugo usiamo un macinato più grasso, mentre per lavorazioni quali possono essere polpettoni preferiamo dare del macinato più selezionato e quindi la sceltissima che è un primo taglio. Proprio come nel nostro caso perché andiamo a preparare un polpettone. Esatto. Benissimo, grazie Vincenzo. Grazie. E proseguiamo la nostra spesa. Mi raccomando, prendete nota di tutti gli altri ingredienti che serviranno per preparare il polpettone. Innanzitutto delle uova. Non a caso mi fermo qui perché come vedete Carrefour ci offre davvero un ricco assortimento di uova. Tra le tante io scelgo le extra fresche da allevamento a terra. Poi ancora segnate del pan carré, del sale, dell'olio extravergine d'oliva e della rucola. Completiamo gli ingredienti del nostro polpettone con della scamorza affumicata e quindi ci rechiamo insieme al reparto salumeria. E abbiamo raggiunto il reparto salumeria in questi spazi immensi dell'ipermercato Carrefour. Salve. Troviamo il responsabile di questo reparto che si chiama? Antimo. Antimo, allora vedo che stai controllando. Sì. Quindi il tuo lavoro nello specifico di cosa... Sono il capo reparto, mi occupo un po' di tutta la gestione degli ordini e un po' del controllo anche di qualità dei prodotti che abbiamo. Quindi tutto passa al tuo vaglio? Sì. Questi confezionati vengono confezionati freschi ogni giorno, sì. Immagino? Sì, arrivi giornalieri, li confezioniamo ogni giorno. Benissimo, allora Antimo, a noi serve della scamorza affumicata, ce n'è di buona oggi, cosa ci consigli? Sì, consiglio la scamorza di Gambone, fornitore Campano. Sì. Campano di dove nello specifico? Di Montella, Avellino. Okay. Avellino, benissimo, quindi chiaramente un formaggio a pasta filata, sì. Affumicato, quindi insomma sicuramente più aromatico della più aromatico, scamorza sì. Normale. Normale, sì, è molto più gustoso della scamorza bianca in sostanza. Perfetto, che ha un gusto un po' più dolce. Esattamente. E ovviamente ci fidiamo della tua scelta, quindi del caseificio Gambone. Esatto. E con la scamorza in realtà completiamo quelli che sono gli ingredienti della prima ricetta di oggi, che è il polpettone appunto con ripieno di scamorza e rucola. E iniziamo sempre dal reparto salumeria, quindi sempre aiutati da Antimo, la lista degli ingredienti per l'altro piatto di oggi, che sono sì. Le patate sud tiroler, le patate alla tirolese, alla diremo tirolese, insomma sì. In maniera un po' più semplice. Mm-hmm. Ci serve della salsiccia affumicata. Va bene. Ce n'è? Sì. Allora, dove ci spostiamo? Dove lo troviamo questo prodotto? Dall'altra parte. Dall'altra parte. Antonio ci segue. Quindi vedo, Antimo, che preferite i prodotti campani. Sì. Questo vale anche per la salsiccia che andiamo a scegliere sì, adesso? Sì, abbiamo scelto proprio dei fornitori campani proprio per avere un prodotto sempre alla portata al giornaliero, insomma. Benissimo. Allora, quindi per la salsiccia cosa ci consigli? C'è questa salsiccia del fornitore Spiezia. Ma dimmi una cosa, Antimo, questa salsiccia si pone a metà strada tra il salame e la salsiccia fresca, più o meno, potremmo dire? Esattamente, sì. Ha un breve periodo di essiccazione.
Questo è un prodotto fresco, abbiamo una stagionatura su 30-40 giorni, invece sulla salsiccia il salame in se stesso ha una stagionatura di una sessantina di giorni. Quindi in effetti diciamo che la materia prima, sì. Gli ingredienti che compongono la concia, insomma, della, esatto. Sono gli stessi in sostanza. Sì, in sostanza differenza... cambia solo ed esclusivamente la stagionatura. I tempi di stagionatura. Sì. Quindi diciamo che questa è quasi fresca, per questa cui a maggior fresca, ragione esatto. Sono importanti le materie prime perché proprio siamo, riusciamo a sentire la bontà, la del, bontà prodotto. Del prodotto. Esattamente, compriamo proprio questa proprio perché dà più sapore al... alla, sia se la mangiamo così semplicemente a taglio, sia se la usiamo come ingrediente di una preparazione, esatto. Come avviene proprio nel nostro caso. Esatto. Va bene, Antimo, ti ringrazio per la consulenza, tu ci hai dimostrato, ecco, la professionalità del personale Carrefour e speriamo di incontrarti anche nelle prossime puntate. Grazie. Noi proseguiamo la nostra spesa, grazie, ciao. Gli altri ingredienti per le patate Sud Tiroler sono... della panna da cucina e come vedete scelgo ancora una volta un prodotto a marchio Carrefour perché i prodotti a marchio ci assicurano un prezzo contenuto, quindi conveniente, senza rinunciare alla qualità. Poi ci servono dei dadi, dei semi di cumino, ancora olio extravergine d'oliva e naturalmente sale. E per completare la lista degli ingredienti ci rechiamo al reparto ortofrutta. Completano la lista dei nostri ingredienti 600 g di patate e del prezzemolo. E adesso raggiungiamo subito Anna, si inizia a cucinare. Ortoromi, freschezza pronta in tavola, le tenerelle pausa pranzo, le insalate arricchite da tanti sfiziosi ingredienti nella comoda ciotola con la praticità del condimento all'interno. Ortoromi, direttamente dall'orto alla tua tavola. Un'azienda si pone come obiettivo assoluto la bontà del prodotto, privilegia senz'altro la qualità piuttosto che la quantità. È questa la scelta di Fontanella, il marchio salernitano delle conserve alimentari, che ha saputo affermarsi sia sul mercato italiano che su quello estero. Nel corso degli anni la linea produttiva Fontanella si è fortemente ampliata e oggi Fontanella è presente sul mercato con tre diverse linee di prodotti. Una linea rossa, forse la più conosciuta, dedicata alla tradizionale produzione delle conserve di pomodoro. I pomodori pelati in barattolo, polposi e gustosi, disponibili nel formato da mezzo chilo, un chilo e 3 chili. Provali anche con basilico. I pomodorini di collina, disponibili anche piccanti. La passata di pomodoro, sia in vetro che in barattolo. La polpa di pomodoro, nel formato da mezzo chilo e da 3 chili. E poi tutta la tradizione delle massaie nel concentrato di pomodoro Fontanella, disponibile nei vari formati e anche nel doppio concentrato. E poi una vera chicca, il pomodoro San Marzano dell'agro-nocerino sarnese, un prodotto a denominazione d'origine protetta. C'è poi la linea verde, dedicata ai prodotti a base di legumi ed ortaggi. I ceci, i fagioli, cannellini, borlotti e bianchi di Spagna, le lenticchie, i piselli, i funghi al naturale, champignon o chiodini, il mais dolce, ma anche i peperoni arrostiti, già pronti da condire secondo il vostro gusto. E poi il grano cotto, per la vera pastiera napoletana. Infine la linea blu, per le conserve di frutta sciroppata, come pesche e ananas. Fontanella, la bontà prima di tutto, in Italia, nel mondo e anche sulla vostra tavola. Anna, allora eccomi qui, ho acquistato tutti gli ingredienti che mi hai chiesto. Quindi adesso per i nostri amici a casa ti chiedo un attimo di ricapitolarli per le due ricette così prendono nota nel dettaglio, insomma, di tutte le dosi. Okay? Allora, mezzo chilo di carne trita l'abbiamo presa. Quindi iniziamo dal polpettone. Sì, dal polpettone. Un uovo per il polpettone, 4-5 fette di pangarré, un po' di provola, 100 g di rucola ci sta. Il sale c'è, l'olio non ci serve perché già lo caccia la carne trita. Benissimo, quindi usiamo i grassi già della carne, sì. Non aggiungiamo altri grassi. Sì. Occorre soltanto un cucchiaino di olio per soffriggere la rucola. Invece per le patate Sud Tiroler?
Per le patate occorrono mezzo chilo di patate, un po' di prezzemolo tritato, un po' di panna da cucina, mezzo dado. La salsiccia stagionata, sì. Affumicata preferibilmente, ma chi preferisce la dolce, la piccante può andare bene lo stesso. Affumicata perché viene più saporita. Certo, chiaramente più aromatica. Degli semi di cumino. Qui l'olio lo usiamo ovviamente. Sì. Adesso a te la parola, quindi iniziamo a cucinare. Prepariamo. Se hai bisogno in qualche maniera del mio aiuto, chiedi e io sono a disposizione. Per prima cosa iniziamo dalla rucola. Io per te ho scelto questa rucola già lavata, sì, del nostro sponsor Ortoromi, le, sì, tenerelle, quindi avete delle foglioline tenere scelte che Ortoromi seleziona e porta direttamente dall'orto alla tua tavola. Proprio quelle che ci occorre. Ok, vediamo un po' com'è. Mettiamo alla prova anche i nostri sponsor, vediamo, okay, la bontà dei loro prodotti. Mettiamo giusto un filo d'olio. Quindi appena è un po' riscaldato facciamo insaporire un attimo la rucola, sì, la facciamo appassire. Che si riduce, sì. Okay. Quindi in realtà col coperchio viene stufata, sì, si ammorbidisce, sì, ma non si soffrigge. Sì. E allora dobbiamo aspettare. Nel frattempo cosa possiamo fare, Anna? Investiamo il polpetto. Va bene, la carne macinata è qui che ti aspetta. Prendiamo prima il pan carré. Sì. Togliamo un poco questa crosticina marrone. Benissimo, quindi abbiamo soltanto la parte più morbida. Per chi non piace, sì. E poi sfreghiamo il pan carré con le mani. Benissimo, quindi lo sbricioliamo. Come lo ammorbidiamo? Senza niente, con l'uovo. Ah, direttamente con l'uovo. Qui non usiamo liquidi di nessun tipo. No. Vabbè. Ricetta collaudata. Collaudata. Come l'hai inventata? Così avevi gli ingredienti in casa e dici proviamo che cosa viene, sì, fuori. E così nascono le migliori ricette, le migliori chef. Sì. E poi come alternativa, se non piace così asciutto, sì, se avanza un po' di sugo di pomodoro si può pure girare nel sugo. Certo, sicuramente. Va bene sia freddo che caldo. Certo, in effetti il polpettone è una preparazione che proprio si presta ai ripieni più vari, basta andare, sì, a far andare un po' la fantasia. Se no uno non c'ha la provola ci può mettere le scaglie di grana padano. Perfetto. Oppure di mozzarella. Qui tu ce lo presenti così, con questo cuore di scamorza e rucola. Sì, perché è l'ultima, ecco, variante che ho fatto. Vedi, la rucola nel frattempo, vedi, dal coperchio in facendo vetro, vediamo già che si sta formando il vapore. Quindi la lasciamo andare ancora. Quindi poi un cucchiaino di sale. Sì. Un cucchiaino raso di, che, sale. Inizio. E io lo mescolo già dentro il pane. Pane. Sì. Poi ci mettiamo la carne, l'uovo, che ovviamente ci serve per amalgamare gli ingredienti, perché chiaramente li unisce, no? Questa che cosa posso fare? Bisogna girarla. Bisogna girarla. E caso mai si può togliere il coperchio. Sì. Anna, guarda, ho scelto per te non solo il meglio degli ingredienti nell'ipermercato Carrefour, ma anche il meglio del pentolame e degli utensili da cucina. L'ho notato. Perché ho scelto Bialetti. Sì. Hai mai cucinato con queste pentole col fondo ceramico? Sì. C'ho una teglia che è ottima, pure per lavarla dopo. E infatti, bravissima, perché sono assolutamente antiaderenti, sì, resistenti ai graffi. Queste, sì, Bialetti, pensa, vanno addirittura in forno, compresi coperchio e manico, perché questo manico in silicone è così come il vetro temperato, resistente in forno fino a 220 gradi, quindi veramente una gran comodità. Una batteria di pentole fai tutto praticamente. Bellissimo questo profumo della rucola che sta riempiendo il nostro studio, molto molto aromatica. Puoi spegnere la Spegniamo, rucola. Spegniamo, perfetto. Facciamo raffreddare nel piatto, per farla raffreddare prima. Sì, la passiamo qui. Sì. Anna, quindi l'impasto è pronto. Sì. Se dovesse risultare troppo consistente, che cosa facciamo? Aggiungiamo un altro uovo? Generalmente non risulta mai troppo consistente. Cioè le dosi che ci hai dato sono, sì, a prova di, sì, di Se palato. Se invece, insomma, viene un poco morbido, uno mette un'altra fettina di pancarré. Di pancarré, sicuramente, perché il polpettone deve essere consistente, sì, ma ovviamente non duro. Sì. Quindi devo anche fare attenzione a questo. Qual è il passo successivo? Tagliamo la scamorza. Tagliamo la troviamo scamorza. Già tagliata. Quindi a fettine? Sì. Anna, mi raccomando, dai il meglio di te, perché ti aspettano i premi dei nostri amici sponsor.
le insalate Ortoromi, di cui già abbiamo parlato prima, quindi queste insalate già pronte nelle tre versioni, in busta oppure in ciotola, che è un mix di sapori, di insalate diverse, e poi ci sono le insalate in ciotola pronte per il pranzo, insomma, quindi già da utilizzare, da portare anche per una pausa pranzo veloce con il condimento e quant'altro, quindi assolutamente da provare. E poi abbiamo i prodotti delle conserve Fontanella, non solo i famosi pelati, le famose conserve di pomodoro, ma anche la linea di ortaggi e di legumi e la frutta sciroppata. E ancora Motta Caffè con le cialde per l'espresso. E questa è soltanto una prima parte dei premi che ti aspettano. Questi sono i premi, per così dire, in natura, ma poi piano piano ti svelerò anche gli altri. Allora cosa facciamo? Occorre un po' di carta forno. Sì. Ecco fatto. E così diamo la forma. Deve essere rettangolare. Prendiamo la rucola. Il primo strato della farcitura. Sì. Questa rucola passata un attimo in padella, stufata, giusto per ammorbidirla. La facciamo a rettangolo, lasciando un margine, altrimenti si apre il polpettone mettendo la scamorza. Poi prendiamo la scamorza e mettiamo al centro. È molto semplice, veloce, sembra già appetitoso, devo dire. Poi ci aiutiamo con la carta forno per arrotolare. Lo dobbiamo stringere come un salsicciotto, altrimenti certo, si apre. Un cilindro di carne farcita, ovviamente. Chiaramente chiudiamo le due estremità. Però controlliamo i bordi. E poi cerchiamo di dare una sistemata. Il trucco per non farlo aprire è metterlo nella teglia. Dove l'abbiamo chiuso lo mettiamo dalla parte in giù. Ok. Il polpettone, quindi, è pronto, basta metterlo nel forno. Quindi lo cuociamo nella carta forno. Sì. Anche per questo riusciamo ad evitare l'aggiunta di grassi. Sì. E se lo mettiamo con il forno spento ci vuole un'ora di cottura. Con il forno già caldo 45 minuti. Quindi preriscaldiamo. A metà cottura lo giriamo. Quindi preferiamo il forno preriscaldato, ovviamente. Sia sì, perché ci velocizza un attimo i tempi di cottura e forse si asciuga anche meno il polpettone, immagino, sì, resta più morbido. Va bene. Va bene. Allora procediamo ad infornare. Ok. Ortoromi, freschezza pronta in tavola, le tenerelle, le insalate e i mix più sfiziosi nella confezione in ciotola, già lavate e pronte da gustare. Ortoromi, direttamente dall'orto, alla tua tavola. Allora. Anna, allora, mentre il polpettone è in cottura ci possiamo occupare delle patate, quindi passiamo già alla seconda ricetta. Che cosa facciamo? Abbiamo messo l'acqua a bollire, ci mettiamo quasi metà dado, sì, altrimenti viene salato. Lo mettiamo nell'acqua. Nel frattempo peliamo la salsiccia. Eccola qui. Quanta ce ne servirà? Una decina di fettine. Quindi non tantissima. La spelliamo. Anna, colgo l'occasione, mentre tu ti dedichi a questa operazione, per invogliarti ancora di più a preparare bene questa ricetta, indicandoti quelli che sono gli altri premi che ti aspettano. Dimmi. Abbiamo due biglietti offerti dal Multicinema Duel, qui al centro commerciale Maximol, e un trattamento solarium presso il nuovissimo centro estetico benessere fitness Corrado Group, sempre al centro commerciale Maximol. Quindi prima abbiamo parlato di premi, per così dire, in natura, questi sono invece dei premi dedicati, non so, al tempo libero e alla cura di sé, perché insomma non si vive poi di sola cucina, no? Bisogna anche dedicarsi a se stessi, sì, e ai propri sbagli. Allora si tagliano le fettine spesse così. Allora, il salame l'abbiamo affettato. Sì. Ecco qui le patate. Ecco qui, le peliamo con questo comodissimo pelapatate, così veramente toglie proprio lo strato sottile della buccia e manteniamo quanto più prodotto possibile. La raccomandazione, se le patate sono verdi, prima bisogna togliere il verde. Certo. Perché sono velenose. Esatto, fa male, bravissima.
Hai dato proprio un'importante indicazione. Le affettiamo con una mandolina. Quindi belle sottili devono essere. Sì. Lavoro che a mano risulterebbe difficile, quindi vi aiutate chiaramente con un robot da cucina, sì, con una mandolina così manuale. Fare attenzione alle dita. Sicuramente. Per cui questa nostra teglia di patate cuocerà comunque molto velocemente proprio perché le affetti così sottili. Sì. E soprattutto mi sembra di intuire cuocerà grazie al brodo che abbiamo preparato, quindi sì, una cottura anche leggera. Sì. E qui non ci vuole il sale. Ti serve ancora quindi questa padella? Sì. Cosa facciamo qui? La salsiccia. Anna, quanto tempo lasciamo andare la salsiccia sul fuoco? Ma pochi istanti comunque. Qui non la cuociamo, è giusto una scottata veloce. Sì, il tempo che si diventa di un altro colore. Allora, la salsiccia è pronta. Quindi un fuoco molto moderato. Sì. Proprio perché non dobbiamo friggerla, non dobbiamo cuocerla eccessivamente. L'olio lo lasciamo. Sì, anche perché è un olio che in realtà non ha avuto alcuna cottura, non è arrivato ad alte temperature, quindi assolutamente sì. Non ha raggiunto il punto di fumo. Esatto. Allora, iniziamo a fare un po' uno strato di patate. Allora, quindi nella stessa padella che abbiamo usato prima, lasciando ancora quell'olio, quel filo d'olio che Anna ha usato in maniera molto moderata, e quindi formiamo uno strato di patate, sfoglie di patate potremmo dire. Abbiamo fatto il primo strato di patate, adesso ci mettiamo il salame. Okay. Lo mettiamo al centro. Quindi anche questa è una preparazione a strati. Sì. È molto semplice questo. Mm. E lo stesso va bene sia caldo che freddo. Che freddo. Ed è una bella comodità, quindi ci hai suggerito due piatti che possiamo utilizzare in tante situazioni perché possiamo anche prepararli prima e servirli freddi. Le ricopriamo con le patate. Sì. Mi è sembrato detto, abbastanza semplice, quindi sono delle ricette alla portata di tutti. Tutti possono sperimentare. Versiamo il brodo di dado. Sì. Più o meno un 250-300 ml di acqua ci possiamo, sì, regolare. Sì. Poi semmai chiaramente se ci accorgiamo che si asciuga le possiamo aggiungere. Diciamo che dovrebbe arrivare dove c'è il metà strato di patate. Ah ok, quindi non deve coprire, no, tutte le patate ma il primo strato soltanto. Mettiamo il coperchio. E facciamo cuocere per 20 minuti a fuoco basso. Facciamo Anna, dopo circa 20 minuti, mezz'ora, quindi a metà cottura. Cacciamo il polpettone. Occorre girarlo un attimo. Sì. Controlliamo anche il grado di cottura in pratica. Sì. Come ti sembra? Come lo senti? Un attimo. All'occhio sembra comunque morbido. Non mi sembra che si sia asciugato molto. Si è giusto un po' dorato su questo lato. E ora lo facciamo dorare pure sotto. Benissimo, quindi lasciamo aperta la carta a questo, sì, punto, perché siamo quindi alle fasi finali della cottura, sì, mi sembra di capire. Altra, okay, mezz'ora. Lasciamo sempre questa temperatura elevata, 220, sì, va, sì, benissimo. Allora, Anna, giusto un'occhiata alle patate. Che adesso sta bollendo, quindi deve cuocere per 20 minuti, coperto. Quindi 20 minuti dall'ebollizione coperto. Sì, vabbè. E abbassiamo un po' il fuoco. Adesso. Che allora, cosa facciamo? Sono passati 20 minuti. Sì. Quindi le patate le possiamo considerare cotte anche perché abbiamo, sì, visto che sono davvero sottilissime. Prendiamo i semi di cumino. Quindi un gusto particolare con i semi, sì, di cumino, un ingrediente abbastanza se insolito per la nostra cucina. Se non si possono usare i semi di finocchietto che sono aromatici in tutte le cucine, sì, sì. Quindi giusto una manciata, sì, una spolverata leggera. Poi aggiungiamo la panna. Sì. Decoriamo come se fosse una torta. Infatti, vero. Mettiamo sul fuoco. Molto scenografica questa preparazione. Nel frattempo visiamo, sì, il prezzemolo.
Anche questo, ovviamente, Ortoromi, che si occupa non soltanto di insalate pronte, ma anche dei vari aromi che ci servono per cucinare. Ne serve proprio poco? Sì, decorativo più che altro. Sì. Ora deve cuocere 10 minuti senza coperchio. Quindi ancora 10 minuti senza coperchio. A fuoco un poco più alto. Sono passati 10 minuti, l'acqua si è asciugata e bisogna controllare se sotto sono bruciacchiate. Quindi gli ultimi 10 minuti sì. Padella scoperta, sì. Anche per chiaramente far asciugare l'acqua. Se casomai non si è asciugato il brodo di dado, farlo stare altri 5 minuti. Certo, ci regoliamo quindi sulla base pronta, di questo elemento. Va bene così. La padellata è pronta, come diceva prima Anna, sembra una torta. Sì. Il polpettone nel frattempo l'abbiamo già guarnito. Già guarnito. A questo punto la prova dell'assaggio chiaramente è decisiva, perché dopo tanta fatica, insomma, è anche un modo per gratificarti. E allora prepariamo, impiattiamo e io procedo all'assaggio. Perfetto. Vediamo un po' questo cuore filante di scamorza e rucola se mantiene le promesse. Passo all'assaggio delle patate. Molto bene, Anna. Allora, per quanto riguarda il mio giudizio, che chiaramente è un giudizio meramente di gusto, i tuoi piatti superano abbondantemente, eccellentemente la prova. Quindi sicuramente porti a casa tutti i premi messi a disposizione dai nostri sponsor che abbiamo visto prima assieme. Ma quest'anno la nostra trasmissione si arricchisce di un contributo molto importante, un contributo altamente competente e professionale, che è quello della dottoressa Annunziata Parisi, biologa e nutrizionista. Quindi ascoltiamolo insieme. Abbiamo visto la signora Anna quindi ai fornelli e abbiamo notato quindi che ha fatto una cosa soprattutto quindi da ricordare, cioè ha usato pochissimo condimento, perché bisogna ricordare che più delle volte nelle ricette non sono tanto gli ingredienti, è tutto ciò che si aggiunge come condimento che aumenta sicuramente la portata calorica di quel piatto. Oltre al discorso del condimento, andiamo a vedere effettivamente gli ingredienti che ha usato la signora Anna. E vediamo che oggi ci ha preparato delle patate alla Sud Tiroler. Una cosa è da rilevare sicuramente che le patate non sono un piatto che noi possiamo mangiare tutti i giorni, perché l'indice glicemico è eccessivo. Poi la signora Anna, vedo nella ricetta, ha messo la salsiccia napoletana affumicata. E beh, qua ci sarebbe qualcosa da dire, perché dal punto di vista nutrizionale una salsiccia, a parte il potere calorico, che 100 grammi di salsiccia ci danno 514 calorie, ma il discorso è la quantità di sale che viene messa negli insaccati. Un altro discorso per la panna. Oggi siamo su una ricetta quindi che è altamente ricca di grassi e sale, come stiamo a vedere, a prescindere dal condimento. Quindi la panna, anche questa, è alquanto calorica, perché noi abbiamo 212 kcal semplicemente per 100 ml di panna. Alle patate vediamo che la signora poi ha aggiunto del prezzemolo, che è ricchissimo di vitamina C e farebbe bene per la nostra cultura quindi inserirlo anche in quantità maggiori, non solo semplicemente come spezia, ma proprio come ingrediente della nostra cucina. Ed aggiungere una cosa, che sicuramente laddove noi pecchiamo in abuso magari di insaccati, eccessivo condimento, cerchiamo sempre di mitigare questi nostri abusi con un bel piatto di insalata. La nostra salute ne gioverà sicuramente. Vediamo ora per la signora Anna come secondo piatto oggi che cosa ci ha cucinato. Abbiamo visto che ha preparato un polpettone con rucola. È chiaro che il polpettone come base quindi ha della carne sicuramente rossa, ma l'apporto calorico della carne è intorno a 92 calorie quindi per 100 grammi, quindi diciamo che l'apporto calorico non è eccessivo. Il discorso invece ricade su ciò che la signora aggiunge chiaramente per fare un polpettone. Sappiamo tutti che ci vuole quindi del pane, la signora ha usato il pan carré, forse sarebbe più opportuno usare quindi il pane tradizionale, se il pane integrale è ancora da preferire. Perché il pan carré normalmente nella preparazione presenta sempre dei grassi aggiunti e sappiamo bene che i grassi comunque non sono certo una nota positiva nella nostra alimentazione. Ha aggiunto l'uovo e sull'uovo bisogna stare attenti, perché non sono le calorie dell'uovo che ci fanno paura, ma è soprattutto quindi la quantità di colesterolo. Perché il colesterolo sappiamo bene quindi che è nemico delle nostre arterie. Abbiamo ancora la scamorza, anche qui siamo in un alimento quindi calorico. Comunque in ogni caso, diciamo, quello che potrebbe mitigare un po' l'apporto di questo piatto è la presenza della rucola, cioè questo elemento quindi positivo che apporta pochissime calorie, semplicemente 20 kcal per 100 grammi,
e bisogna dire quindi che ha degli effetti ottimi la rucola sul nostro organismo, perché ha un effetto quindi depurativo, antinfiammatorio e quindi va a mitigare quelli che sono gli eccessi di questa, di questo secondo piatto. Intanto saluto tutti e mi raccomando, lascio tutti quindi con la raccomandazione delle 5 M. Ricordiamo, dieta mediterranea, mangiare meno e muoversi molto. Buon appetito! Quindi abbiamo ascoltato anche il parere nutrizionale sui due piatti, quindi pregi e difetti di queste preparazioni. Sono sicura che il contributo della dottoressa Parisi sarà sicuramente molto apprezzato dai nostri telespettatori. Detto questo, Anna, io chiaramente ti ringrazio di aver partecipato alla nostra trasmissione, ti lascio uno spazio per i saluti, ovviamente. Io ringrazio voi. Speriamo che tu ti sia divertita insieme sì, a noi, sì. Nostra compagnia. Sì, è passato un momento sì. Benissimo. Anche per me, soprattutto perché voglio dire poi, l'assaggio finale è sempre imperdibile e voglio dire, è un momento per me molto positivo. Allora ringrazio ancora Anna, ringrazio voi di essere stati insieme a noi, di averci seguito. Ringrazio ovviamente tutti i nostri sponsor e ci vediamo la prossima settimana. Il Piatto Forte, in collaborazione con Centro Commerciale Maximol. Ortoromi insalate pronte, conserve Fontanella, caffè Motta, Carrefour, Bialetti, Montella Domus Arredo, Multicinema Duel, Corrado Group.